non sarebbe stata possibile con i grandi editori, nel senso che qui noi non solo abbiamo fatto due libri, ma stiamo pensando che nel prossimo anno ne usciranno altri 4 e poi ancora 4 e poi ancora 5. E beh, una collana è fatta di tante perle, se no è inutile chiamarla collana. E quindi vi anticipo che di lì a qualche mese ci sentirete parlare di Salute e Malattia della Franca Ongaro, che sarà curata da Maria Grazia Giannichella. Ci sentirete parlare di un bel testo sulla recovery, sulla guarigione, curato da un'operatrice, da una persona con l'esperienza estremamente impegnativo, questo libro, adesso stiamo lavorando. Ci sentirete parlare di un bellissimo altro testo, che sono le conferenze di Courchevel, cioè i seminari che si fecero tra il gruppo goriziano e il gruppo francese nel 67-68, e avanti così. La collana come si svilupperà? Poi do la parola ai miei amici qui. Noi abbiamo immaginato 4 filoni. Un filone che è quello delle riedizioni, si chiamerà così, e quindi tutto ciò che a noi vecchi è sembrato di grande importanza per la nostra formazione negli anni 60 e 70. Faccio solo una citazione che mi può sembrare colta, ma insomma io tanto colto non sono, sono un operatore sto dentro le cose. 50 anni fa, e di questo parla quest'altro libro, la narrazione, Franco Basaglia entrava nel manicomio di Gorizia, era novembre del 71. In quello stesso anno, lo abbiamo ricordato pochi giorni fa a Gorizia, uscivano altre cose, veramente con fuoco. Usciva, 50 anni sono passati, La storia della follia di Michel Foucault, usciva I dannati della terra di Franz Fanon, usciva Asylum di Irving Goffman. E dunque, soltanto per dire tre titoli che 50 anni fa hanno, come dire, messo in moto, insomma, no? Una possibilità critica, uno sguardo critico, ed è credo proprio questa parola, ecco, lo sguardo critico, la possibilità di guardare, di ascoltare, avendo la capacità di cogliere anche il limite delle cose che si ascoltano, di riconoscere l'altro, così via, che stavano un po' alla base, stanno alla base di questo ragionamento che abbiamo fatto e che ci ha spinto a dire: ma forse è il caso oggi, dopo decenni di luoghi comuni, i luoghi comuni sono bella la legge ma non ci sono le strutture, grande Basaglia, autopista, però insomma è tutto fallimento quello che ha fatto, la legge è una grande legge però i manicomi forse ci volevano, ma i pazzi sono proprio pericolosi, quindi bisogna fare quello che bisogna fare, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, noi su questo abbiamo fatto dire peraltro ai familiari, che pure vedo presenti qui, cose atroci rispetto a questo cambiamento. Quindi da una parte questa grande cultura, questa grande ricerca che ovviamente Basaglia ha incarnato e ha fatto diventare opera, da una parte i grandi cambiamenti istituzionali, da una parte i grandi cambiamenti culturali, da una parte i grandi cambiamenti di sguardo, perché i cittadini oggi in Italia vedono un disturbo mentale, vedono la persona con disturbo mentale in maniera completamente diversa e con uno sguardo ricco di possibilità, e dall'altro purtroppo pratiche, modalità di azione, politiche regionali, psichiatrie più o meno sedicenti di sinistra, di destra o di centro, che sono assolutamente scollate, sconnesse da questi grandi cambiamenti, dove ovviamente quello che noi dobbiamo dire è che, a fronte di quello che ho detto, ancora porte chiuse, ancora contenzioni, ancora morti di psichiatrie. Io ero 2 sere fa a Montesano sulla Marcellana, che è molto vicino a Vallo della Lucania, ero col gruppo che si occupa della morte del maestro elementare Francesco Mastro Giovanni, ma ce n'era stato un altro morto a Cagliari un anno fa, e c'è stato un altro morto a Bergamo. Morti di psichiatrie, morte per, non per incuria,
o per le cattive, non so, capacità degli operatori, morti perché quel sistema, quell'organizzazione psichiatrica, quelle gare che non ha suscitato scalpore per anni nel nostro paese, tutti pensavano che dopo la legge Basaglia non succedeva più niente di tutto ciò, dunque voglio dire, non per colpa di questo o di quello, non è quello che andiamo a cercare, questo è compito del giudice semmai, ma per questo. Allora, a partire di questo ritorno assolutamente, eccoci qua i nostri ospiti Concita De Gregorio, credo, e Fabrizio Ciffoni, che ovviamente deve venire qua accanto al suo regista. E dicevo, e a partire da queste osservazioni, riflessioni, adesso abbiamo fatto tante interruzioni, ma riprendiamo il filo, che è nata questa urgenza, come dire, di mettersi a lavorare per questa collana. La collana è partita perché se ce ne vedono due, io me ne faccio vedere, capite che sono contento naturalmente. E questo ne parliamo adesso. E vi ho detto anche quello che faremo ancora, faremo un altro testo sull'OPG con degli interventi di giuristi e di psichiatri, insomma il prossimo anno speriamo di mantenere questo livello. Quello che vogliamo, che a me compete stasera, è dire bene, c'è la collana, spero che questa collana cammini. È ovvio che queste prime due uscite sono due uscite straordinarie, perché Marco Cavallo sta girando l'Italia in maniera veramente inaspettata. Credo che quest'anno sarà stato in 15-20 posti, dai manicomi giudiziari alle carceri, alle piazze, tanto che adesso è a riposo, quindi non mi chiedete che vi venga a trovare, perché ha gli zoccoli completamente consumati e bisogna che il suo manescalto personale, quello che porta in giro, lo rimetta un po' in ordine. I ragazzini di una scuola di Venezia ci hanno detto che era molto magro perché lo facevamo viaggiare molto, infatti adesso devo stare un po' nella stalla a rifocillarsi, ma poi riprenderà a viaggiare. E questo libro con Marco Cavallo ha rimesso in movimento queste storie, ma soprattutto questo di cui adesso parliamo è stato per noi davvero un momento inaspettato, sia per il successo che ha avuto, sia per la capacità che c'è stata da parte di queste persone che sono qui di mettersi in gioco su una materia che era una materia incandescente, una materia delle quali avevamo molta paura, no? Di metterla in movimento, proprio perché la presenza di Franco Basaglia nella nostra mente, nella nostra memoria, era molto viva, tanto che abbiamo avuto molti tentennamenti all'inizio, no? Fare o non fare. Poi la cosa c'è stata, è stato un momento in cui io credo, al di là di tutto, e chiudo, cito, visto che eravamo a fare molto prima, cito il il magico conduttore, non Giardosio, non Lipperini, ma quello che c'era prima, Marino, un grande Marino, amico, per carità, mi scordi i nomi perché purtroppo l'età avanza. Come? Nel frattempo è direttore di Vintano Cuzzaro. Adesso è direttore, naturalmente, per questo non l'abbiamo incontrato stasera. Ma mi colpì molto quando presentammo il film e Marco Cavallo e la storia, eccetera, eccetera, e disse: però non mi aspettavo, non avevo colto, lo diceva Marino Sinibaldi, la profondità della svolta scientifica che ho capito vedendo questo film. Adesso non criticate Marino Sinibaldi, perché mi sono permesso di dire una cosa che lui ha detto, quindi si poteva coglierla prima, ma è un po' un pezzo di parecchi intellettuali di non cogliere questa svolta scientifica di Franco Basaglia, di vederlo come un qualcosa, un uomo buono che ha fatto delle buone cose, eccetera, eccetera. E io credo che questo libro, nel presentarsi come si è presentato, i 7 milioni di persone che l'hanno visto, le scuole che lo stanno vedendo, le università, abbiano colto proprio questo. Devo dire, visto che è qui e spero che poi ci dirà qualcosa, che ci ha aiutato molto per far capire le cose quel titolo che fece l'Unità e che era per mano della Concita De Gregorio, lo sguardo che ci manca, perché è proprio di questo.
E concludo dicendo che Franco Basaglia, in una chiacchierata che avevamo a proposito di un libro che poi era un po' la base di questo, Non ho l'arma che uccide il leone, mi citò Ernest Höller, che è un drammaturgo tedesco morto in manicomio. Dice Ernest Höller, diceva che gli psichiatri hanno gli occhi ciechi e le orecchie sorde, e quello sguardo era uno sguardo che finalmente scopriva e vedeva, ed erano delle orecchie. C'è una fotografia qui che poi la scoprirete, di un ascolto, come dire, sia di Basaglia che di Gifuni Basaglia, che proprio secondo me rende questa immagine del vedere e dell'ascoltare. Credo che tocchi al regista. Grazie comunque per essere qui e poi...